ECMA 2022, stand Suzuki, e per la casa di Yamamatsu arriva una nuova DE. Non è la 1050 che abbiamo già visto in anteprima, ma stavolta si tratta della Bustrom 800, che si rinnova, direi, completamente, abbandonando il vecchio motore bicilindrico AV per un'unità che è completamente nuova e, lo vedete, è un bicilindrico parallelo. Cambia quindi tutto, la potenza l'abbiamo visto, è di 82 cavalli per una coppia di 78 Nm, ma lo vedete, esteticamente parlando, assomiglia molto alla 1050. Arriva anche tanta elettronica, quindi per la prima volta su una Bustrom c'è un cambio di rotta importante legato alla strumentazione, con un nuovo schermo TFT e anche chiaramente la piattaforma inerziale con il ride-by-wire, che permette quindi l'adozione di controllo di trazione e mappe motore. Insomma, un cambio di rotta epocale per la Bustrom, che, attenzione però, rimane, la Bustrom classica come la conosciamo, 6,5, rimane comunque a listino. Il colore è quello della 1050DE, l'abbiamo visto in anteprima al Festival di Barcellonetta, ve l'abbiamo presentata. Forcella steli rovesciati, doppio disco davanti, insomma il miglioramento è sensibile anche dal punto di vista della tecnologia, con al posteriore il monoammortizzatore con la regolazione del precarico tramite il pomello, è rimasta fedele in questo alla precedente versione. Cerchi a raggi naturalmente. Come di consueto la palla passa a voi. Cosa ne pensate della Bustrom 810 che arriverà nella primavera del 2023, ma a un prezzo che ancora non è stato reso noto? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, seguiteci sui social, non ve lo dimenticate, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com, dove troverete tutti gli approfondimenti del caso sulla Bustrom 810. Ci vediamo nel prossimo video, grazie.